In questi giorni a Rovigo c'è l'iniziativa Benvenuta Primavera, con tante attività che ci sono in... No, non ce la faccio oggi. Vabbè, riprovo. In questi giorni a Rovigo c'è l'iniziativa Benvenuta Primavera, con tante attività che colorano il centro storico e anche tante manifestazioni. Sentiamo se i rodigini sono contenti di questa iniziativa e se magari si augurano di averne altre anche in futuro. Ma senz'altro, la cosa più bella che ci sia, specialmente per noi persone un po' su quell'età che siamo in pensione, queste cose qua ci danno vita, ci danno allegria, ci danno gioia di uscire e quant'altro, insomma, è una cosa bellissima. Io credo che in una città come Rovigo più iniziative ci sono e meglio è, forse si pecca un po' troppo di quotidianità, ecco, forse un po' di brio in più non fa male a una città come Rovigo. Sì, sicuramente ci voleva questo risveglio primaverile, e le bancarelle diciamo un po' già le conosciamo, insomma, però abbiamo visto che anche nella piazza principale c'è qualche manifestazione diversa, soprattutto per le famiglie e i ragazzini, quindi speriamo che ci siano tanti nuclei familiari che vengono insomma in questi 3 giorni e sicuramente porterà un po' un'area di diversità insomma, e di divertimento secondo me per questo weekend, che speriamo si mantenga con le temperature così. Gente sicuramente, in quanto alla novità avrei qualcosa da obiettare, perché mi pare che più o meno insomma lo stile sia quello che già si riscontra in altre fiere, una volta si faceva la fiera dell'Europa, un'altra, altre cose, però dai, va bene per il movimento. Noto, dico per me purtroppo, perché c'è sempre questo cibo che imperversa, a differenza e a scapito magari di altre bancherelle che potrebbero avere prodotti artigianali più accattivanti. Certo, sicuramente è una bellissima iniziativa e la frequenterò, verrò sicuramente a fare un giro con le amicizie nel pomeriggio e in serata.